GL all'interno del Congresso nazionale sceglie di presentare l'analisi di genere, strumento importante che fa parte integrante del bilancio sociale della CGL e una rendicontazione. Abbiamo detto rendere conto per rendersi conto ed infatti è uno strumento che ha un valore politico importante perché è uno strumento bidirezionale. Noi non soltanto rendicontiamo l'attività fatta sulle politiche di genere, ma diamo anche uno strumento al nostro gruppo dirigente, ai quadri, alle delegate, per rendersi conto di quanto le politiche che noi mettiamo in campo siano neutre, e cioè tengano in considerazione o non tengano in considerazione negli accordi che facciamo, nelle contrattazioni che portiamo avanti, quanto esse tengano in debita considerazione i problemi che sono rappresentati dai bisogni delle lavoratrici e delle pensionate che noi rappresentiamo. E quindi è uno strumento non soltanto per qualificare, per orientare, ma anche per fare una valutazione di quello che è l'impatto di genere delle nostre politiche. Pertanto noi abbiamo reputato importante fare la presentazione all'interno del programma congressuale in maniera tale da poter offrire uno strumento che offrisse anche una modificazione culturale al nostro interno nell'approccio contrattuale e sindacale. È importante infatti non soltanto che noi facciamo un bilancio delle cose fatte e valutiamo quanto esse siano o non siano neutre e abbiano risposto ai bisogni delle lavoratrici e delle donne, ma è importante anche che noi costruiamo un capovolgimento. La valutazione dell'impatto di genere è importante farla prima di stipulare un accordo, in maniera tale da garantire sempre un miglioramento maggiore dei risultati. Dal punto di vista delle politiche organizzative interne, noi dobbiamo rilevare un dato assolutamente positivo. Nei nostri documenti congressuali noi propugniamo la democrazia paritaria come strumento anche di qualità della nostra vita democratica interna e l'effetto della norma antidiscriminatoria sta producendo risultati sempre maggiormente soddisfacenti e positivi. Penso per esempio al caso della Filcams come categoria che raggiunge un direttivo in cui le donne per la prima volta superano il numero di uomini presenti nel direttivo, 100 donne e 87 uomini. Abbiamo molti direttivi paritari, segreterie paritarie, penso al caso dello SPI. Abbiamo tante segretarie generali donne di strutture importanti, di categoria nazionale, di territori, di strutture confederali regionali. Certo si può fare sempre di più. Queste luci non devono offuscare le tante ombre che ci sono e anche per questo è importante costruire un'analisi di genere che faccia parte di un monitoraggio costante e continuo in maniera tale che politiche di genere e democrazia paritaria camminino sullo stesso passo.